inaugurata la quinta edizione di Presente Italiano, il festival del cinema che vuole valorizzare le produzioni made in Italy. Il primo giorno ha visto protagonista Giorgio Tirabassi. L'attore ha presentato il suo primo film da regista in concorso alla Kermesse. Hanno aperto un ufficio postale nuovo. Entriamo e usciamo con i soldi. Ma scusi, ma c'è la posta qua? Abbiamo finito di tracciare ieri. E quando apre? La rettazione qui ci vorrà minimo un altro mese. Il Grande Salto è una commedia ambientata nella periferia romana che vede Tirabassi affiancato dall'amico Ricky Memphis nei panni di due ladruncoli di borgata. Un progetto che ci ha avuto tanti anni, poi non ci è mai riuscito a farlo il momento giusto, poi l'ho rinviato e ogni volta che l'ho rinviato sono passati 3 anni, 4 anni. Beh, alla fine ho trovato questi due produttori assolutamente coraggiosi, ma pure un po' incoscienti, diciamo. E mi hanno dato una mano, ho fatto in 5 settimane, come si fa generalmente per le opere prime, no? Film a basso costo, totalmente indipendenti. E poi dopo ci ha salvato Medusa, diciamo, che ha creduto al film e l'ha distribuito, perché tra le altre distribuzioni c'è stato un po' di dubbio rispetto a un po' al tono del film, che da una commedia più o meno riconoscibile diventa poi amara, e quindi questo ha spiazzato alcuni distributori che non avevano voglia di rischiare, insomma. Oggi è presente qui a Presente Italiano, un festival di cinema giovane. Questo periodo dove il cinema si vede sui telefonini, quanto è importante rientrare nelle sale? Devi fare i conti con la situazione che c'è adesso. Il problema non è il mezzo, il problema è il pubblico, che è diverso. Il pubblico, che qualcuno guarda i film sul telefonino, ma quindi non ha, diciamo, un interesse vero al cinema. Ma anche soltanto l'appassionato di cinema, perlomeno vede un film dall'inizio alla fine senza guardare il telefonino. Due, va comunque in sala, perché la magia della sala. Il problema è la passione per certe cose, se ce l'hai o non ce l'hai. È anche vero che la proposta di film italiana è molto, diciamo, grossolana. Si va dal cinema d'autore a delle commedie che puntano a un incasso facile, che magari il giorno dopo non ti ricordi manco che hai visto. No, la gente è in difficoltà. Voi state in difficoltà. Io sono una favola. Stavolta andiamo sul velluto.